Eccoci qua, benvenuti, siamo a Castellamonte e per fare un bellissimo viaggio all'interno della Mostra della Ceramica 2022. Mauro. 61esima edizione, tanti punti espositivi e tantissime opere ed artisti. Cioè, veramente vogliamo visitare tutto il possibile. Bene, allora cominciamo immediatamente questo viaggio e venite con noi che andremo, insomma, in ogni angolo, in ogni punto espositivo. Andiamo! Magda, allora, siamo nella rotonda antonelliana, Eh sì, perché quest'anno la Mostra della Ceramica è tornata agli albori, quindi a esporre le opere alla Rotonda Antonelliana. Esatto, ci sono alcune statue, alcune sculture di, appunto, di contemporanei in ceramica, come ovviamente vuole la tradizione. Andiamo a vederle da vicino? Andiamo, dai! Dai! Sono davvero molto belle queste opere. Sì, queste opere oltretutto sono quelle del concorso internazionale Ceramics in Love 2022. Allora Magda, abbiamo terminato il nostro giro qui alla Rotonda Antonelliana, adesso dove andiamo? A Palazzo Antonelli, che ci sono delle bellissime stufe poste all'esterno. E allora andiamo subito. Magda, però prima di andare a Palazzo Antonelli, una visita all'Arco di Pomodoro. Non può certo mancare, anche perché è il simbolo della città di Castellamonte. Adesso abbiamo qui delle bellissime stufe, un altro dei simboli di Castellamonte. Arrivano dalla Fornace Pagliero e sono state messe qua proprio in esposizione per il pubblico della Mostra della Ceramica. Bene, allora andiamo a vederle insieme. Okay. Bene, allora abbiamo visto le stufe, adesso? Adesso io direi che possiamo andare all'interno di Palazzo Antonelli, nella sala consigliare, dove ci sono due esposizioni bellissime. Bene, andiamo subito. Una location particolare questa, perché sono state esposte delle opere anche qui a Palazzo Antonelli nella sala consigliare. Esatto, allora da questa parte troviamo delle opere che provengono dalla Romania, sono proprio opera di un artista rumeno, invece da questa parte abbiamo dei bellissimi manufatti realizzati dagli studenti del liceo artistico Faccio proprio qui di Castellamonte. Anche perché il liceo quest'anno compie 100 anni. Esatto, e quindi è un'occasione importante, insomma 100 anni sono tanti, con lunga vita il liceo Faccio. Tra l'altro dopo andiamo al liceo Faccio a vedere le altre opere. Assolutamente sì. Thank you.
Bene, allora abbiamo visto, abbiamo ammirato le bellissime opere presenti nella sala consigliere, adesso torniamo un po' dove eravamo prima, però cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere l'esposizione dell'Associazione degli Artisti della Ceramica in Castellamonte, alla Rotonda Antonelliana. Qui all'ex centro anziani ci sono delle bellissime opere dell'Associazione degli Artisti della Ceramica in Castellamonte. Sono una diversa dall'altra e tutte molto particolari come soggetti. Eh sì, infatti veramente molto belle, molto interessanti anche da venire a visitare, davvero molto belle. Bene, allora lasciamo la bellissima Rotonda Antonelliana e il centro anziani per andare dove? Al centro Martinetti, dove ci saranno diverse opere su ogni piano, tutte da visitare. Allora andiamo, cosa aspettiamo? Allora siamo al centro Piero Martinetti e qui quali esposizioni troviamo, Marco? Oh, qua troviamo le ceramiche sonore, troviamo la collezione Crizia, troviamo Reload e troviamo... Ceramics in Love 2022. Ecco, quindi insomma davvero tantissime cose da vedere e direi che possiamo entrare così almeno andiamo a visitare. Andiamo! Belle, belle le opere di Ceramics in Love 2022 di quest'anno. Beh, è veramente particolare. Allora facciamo un bel giro in mezzo alle opere così le vediamo più da vicino, che dici? Sì, voglio proprio vederle. E in più le scale. Siamo solo al primo piano, poi per salire sul secondo prendiamo l'ascensore. Ottima idea, sì, mi sembra un'ottima idea. Magda, siamo al primo piano di Palazzo Martinetti e in questo piano troviamo le ceramiche sonore. La prima edizione tra l'altro è stata quest'anno, giusto? Sì, giusto, del concorso internazionale dei fischietti in terracotta.
Queste opere oltretutto andranno anche ad arricchire quella che è la collezione Clizia comunale, che vedremo dopo l'esposizione appena di sopra. Bene, allora andiamo. Magda, va meglio con l'ascensore? Oh, decisamente meglio, vedi. E allora, in un attimo siamo arrivati all'ultimo piano del centro congresso Martinetti. E qui c'è la collezione Clizia e la collezione Relotte, giusto? Esattamente. Allora andiamo a visitare. Andiamo. Bene, bene, allora abbiamo visto un sacco di cose qui al Martinetti, veramente. Davvero, una bella esposizione su tre piani, molto ricca. Molto interessante. Adesso dove andiamo? Oh, adesso direi di andare al liceo artistico Faccio, dove ci sono diverse opere anche dei ragazzi. Bene, andiamo. Andiamo. Eccoci arrivati al Faccio. Sì, dove ci sono tantissime opere esposte, curate dai ragazzi, perché sono ragazzi veramente bravi, gli studenti del Faccio. È molto rinomato. E allora andiamo a visitarli. Andiamo a vedere. Allora Magda, abbiamo visto il liceo Faccio, molto bello, poi quest'anno vabbè festeggiano i 100 anni, quindi insomma è un grande anniversario. Cos'è che ci manca ancora? Vediamo un po'. Oh, allora, ci manca il centro ceramico Pagliero. Sì, ma prima magari andiamo al cantiere delle arti, che dici? Sì, hai ragione. Allora facciamo così, andiamo prima al cantiere delle arti e poi andiamo al centro Pagliero. Bene, allora possiamo andare. Dai. Perfetto. Magda, ci troviamo all'interno del cantiere delle arti, beh, un nome insomma particolare. Esatto, molto particolare, e qua ci sono delle bellissime opere di Sandro Baruzzi e di Guglielmo Martin. Bene, allora andiamo a visitarli. Thank you.
Allora Magda, siamo al centro ceramico Fornace Pagliero, sempre di Castellamonte. Qui cosa c'è, insomma, quali collezioni sono presenti? Oh, qua ci sono due bellissime esposizioni di opere d'arte in ceramica e innanzitutto andrei a visitare quella che si intitola Keramos of Gallery. Okay. E sono 8 artisti della ceramica contemporanea provenienti da Savona. Allora possiamo andare, dai. Andiamo, andiamo. Finalmente le stufe di Castellamonte, che sono anche il simbolo di questa città. Sì, belle, colorate, in ceramica, imponenti e famose. Molto, molto belle. Adesso ci troviamo nella sala dove è esposta la collezione di Brenno Pesci. Esatto, è la sua personale e le opere di Brenno sono davvero riconoscibili, hanno una forma molto particolare. E sempre in questa sala abbiamo anche delle opere particolari di Alberto Schiavi. Eh sì, sembrano vere, perché si vedono delle valigie, delle borse, davvero in ceramica, ma sembrano vere. Potremmo averle tutti i giorni con noi, però molto belle. Bene, allora Magda, abbiamo terminato, adesso qual è la prossima tappa del nostro viaggio? Abbiamo terminato e devo dire che io ne esco anche contenta per questo bel gioiello. Vedo, notevole, molto bello, molto bello. E prossima tappa è la galleria di Miro Gianola. Ok, allora andiamo, incamminiamoci. Incamminiamoci. Bene,
Bene, allora siamo arrivati in questa casa piena di bellissimi dipinti, Maria. Sì, difatti dipinti, sculture veramente fantastici, paesaggi, cioè, lascia senza fiato. Incantevole, direi. Sì, allora incantevole è il termine giusto. Andiamo a visitarne alcuni. Bene. Magda, termina qui il nostro viaggio in mezzo alla campagna di Castellamonte. E purtroppo termina anche il nostro viaggio alla scoperta della 61esima edizione della Mostra della Ceramica. Certamente, diamo l'appuntamento al prossimo anno con la 62esima edizione. Ci saranno anche il prossimo anno delle bellissime opere come quest'anno, tantissimi punti espositivi, ci è piaciuta veramente tanto. Davvero, quindi grazie a tutti per averci seguito. E se volete venire a Castellamonte, è la città della ceramica.